Giovedì 26 ottobre il Senato italiano ha approvato con tanto di voto di fiducia la nuova legge elettorale nota come Rosatellum bis. Vediamo dunque insieme come funziona e quali saranno le direttive secondo le quali a breve potremo esprimere le nostre preferenze di voto alle prossime elezioni politiche. Tutto questo tra pochissimo, dopo la sigla. La proposta di una nuova legge elettorale è arrivata con l'obiettivo di porre fine alla parziale asimmetria delle leggi elettorali per la Camera e per il Senato, soprattutto a seguito degli interventi della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionali parti delle due precedenti leggi elettorali, ossia l'Italicum per la Camera e il Porcellum. Diversamente dall'Italicum, che fu approvato nel 2015 esclusivamente per la Camera dei Deputati, il Rosatellum bis sarà valido sia per la Camera che per il Senato. Ma come funziona questa legge elettorale? Come già successo in passato con il Mattarellum, anche il Rosatellum bis è un sistema elettorale misto. Alla Camera 231 seggi saranno assegnati con il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali e 386 invece con il sistema proporzionale. A questi vanno poi aggiunti i 12 seggi degli italiani all'estero eletti con il proporzionale e quello uninominale della Valle d'Aosta, che essendo uno solo viene matematicamente assegnato con il sistema uninominale. Stesso discorso per il Senato, dove 102 seggi saranno assegnati in altrettanti collegi uninominali e i restanti 207 con il sistema proporzionale, mentre anche qui i 6 senatori in rappresentanza degli italiani all'estero saranno eletti con il sistema proporzionale. In entrambe le Camere, dunque, il 36% dei membri sarà eletto con il sistema maggioritario in collegi uninominali, mentre il rimanente 64% con il proporzionale. Per accedere alla ripartizione dei seggi proporzionali, ogni lista dovrà ottenere almeno il 3% dei voti a livello nazionale, mentre i seggi maggioritari verranno assegnati in altrettanti collegi uninominali. Per quanto riguarda quelli proporzionali, saranno assegnati in un numero di collegi plurinominali tra i 70 e i 77 per la Camera e la metà per il Senato, con listini bloccati di massimo 4 candidati. Se l'Italicum aveva abolito le coalizioni tra le diverse liste, con il Rosatellum bis queste ritornano. La nuova legge elettorale prevede infatti la possibilità per diverse liste di allearsi sostenendo lo stesso candidato nei collegi uninominali. La quota maggioritaria e quella proporzionale di questa legge elettorale saranno votate nella stessa scheda elettorale, dove ci saranno le liste collegate a un singolo candidato, il cui nome comparirà sopra alle liste stesse. Tuttavia, se la simultanea presenza delle liste e del candidato ricordano molto le elezioni amministrative, con il Rosatellum bis non sarà possibile il voto disgiunto, ovvero il voto a un candidato deputato e a una lista che ne sostiene un altro. Qualora un elettore decidesse di barrare esclusivamente il nome del candidato al collegio uninominale, il suo voto sarà distribuito proporzionalmente tra le liste in base al consenso raggiunto da ciascuna di esse. Nella legge elettorale saranno previsti due tipi di collegi, quelli uninominali per assegnare i seggi maggioritari e quelli plurinominali per assegnare quelli proporzionali. I primi prevederanno l'elezione esclusivamente del candidato più votato, anche prendendo un solo voto in più di qualsiasi altro sfidante. Essi saranno disegnati in un secondo momento, suddividendo il territorio italiano in 231 collegi alla Camera, tranne Aosta che ha in ogni caso un proprio collegio, e 102 al Senato. Nei collegi plurinominali, che saranno tra i 70 e i 77 alla Camera e la metà al Senato, ogni lista presenterà tra i 2 e i 4 candidati in listini bloccati. Ciascun candidato si potrà presentare in un singolo collegio uninominale e, parallelamente, in un massimo di 3 collegi plurinominali. E questo è tutto. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ho cercato in qualche modo di semplificare il tutto per non rientrare in quei noiosi meccanismi tipici delle leggi elettorali e spero che questo video vi abbia aiutato a chiarire almeno un po' i vostri dubbi sulla prossima legge elettorale. Io vi ringrazio, come sempre, vi invito a mettere un like o meglio ancora, se vi va, ad iscrivervi al mio canale Faccia di Cubo e vi saluto rimandandovi al prossimo video. Ciao!